In quei giorni il profeta Elia si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere». Mentre quella andava a prenderla, gridò: «Per favore, prendimi anche un petto di pane». Quella rispose: «Per la vita del Signore tuo Dio non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo dei petti di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere, va a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio. Perché così dice il Signore Dio di Israele: la farina della giara non ti esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra». Quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui, la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Cerchiamo di entrare dentro questa parola. Le vedove a quei tempi, qui si parla di Elia, 700 anni prima di Cristo circa, 2700 anni fa, e anche ai tempi di Gesù Cristo, non erano in buone condizioni, perché la vedova, la donna aveva perso la forza lavoro, quello che portava il pane in casa, l'uomo. E le vedove, se erano giovani e carine, si potevano disposare, e allora mangiavano. Se erano attempatelle come questa e magari i figli se ne fregavano, cosa di allora, di oggi, vecchia storia questa degli anziani che i figli non li vogliono campare, e se era anziana come faceva a lavorare, come faceva a mangiare? Allora a quei tempi le vedove insieme agli orfani erano le due categorie di persone socialmente più povere, più sfortunate. Le vedove e gli orfani. E noi vediamo la Bibbia piena di raccomandazioni da parte di Dio per aiutare gli orfani e le vedove. E all'opposto minacce tremende di Dio per coloro che abusano delle vedove e degli orfani, causa posizione di forza nei loro confronti, cioè, diciamo, lo criticava Gesù Cristo, il fariseo aveva i soldi, quella vedova da 30 anni aveva perso il marito, bella, carina, dice: «Oh, ti aiuto, Dio vuole così, però tu mi devi cambiare in qualche modo», cioè in natura. E questo facevano i farisei. «Voi divorate le case delle vedove», diceva Gesù Cristo, contro i farisei. E capite allora com'era la cosa? Vedova di Sarepta, in più col problema della siccità. La siccità crea subito come conseguenza la carestia, la mancanza di acqua fa morire il seminato, il raccolto, fa morire gli animali, e di conseguenza il mangiare scarseggia. Questa vedova con un figlio, la vedova di Sarepta, aveva un po' di scorte alimentari ed era una donna che non faceva parte del popolo di Dio, però lei era misericordiosa nei confronti di Elia perché aveva capito che quest'uomo era un vero profeta e per rispetto di Dio aiutava Elia quando passava da quelle parti, dandogli da mangiare, ospitando la stanzetta degli ospiti che aveva dato apposta e cose di questo genere. Elia non era un falso carismatico, come oggi ne circolano tanti, qualche volta pure riconosciuti dalla Chiesa, purtroppo. Padre Pio non fu mai riconosciuto come carismatico. Era vero carismatico Elia, vero profeta di Dio. E questa donna, aiutandolo, prima che Gesù Cristo pronunciasse
le parole del Vangelo che dicono che chi aiuta un profeta come profeta riceverà la ricompensa del profeta. Questa donna l'ha sperimentata perché Elia ha fatto miracoli per lei. È stato strumento di Dio perché ricevesse miracoli. Allora, è una cosa meravigliosa, Gesù cita l'esempio della carità di questa donna, dice perché Dio, tra i tanti che morivano di fame e di sete, Dio mandò a una vedova in Sarepta di Sidone, a una donna che non faceva parte del popolo dell'Alleanza, il profeta Elia. Gli altri non erano degni, anche se facevano parte del suo popolo, anche se avevano la circoncisione e l'Alleanza. Lei lo ricevette, ricevette miracoli. Adesso è lunga, ma cose meravigliose. Una è questa. Elia passa, aveva fame, chiede questa donna da mangiare, ma con la carestia, conseguente felicità, lei aveva quasi finito le scorte alimentari. Quindi nel deposito di farina che ci aveva, ci è rimasta un pochino, un poco di olio e basta. Finito il mangiare, veniva la morte per fame. Allora, quando il profeta chiede da mangiare, subito scatta ragionamento umano. Ma tu, questo è tuo, quello non è estraneo, te lo mangi tu. Poi dovrai morire di fame, ma almeno cambi qualche giorno di più. Quello sono affari suoi. Non solo, c'è pure di tuo figlio. Che fai? Levi il mangiare di bocca di tuo figlio per darlo a un estraneo? Il ragionamento umano, quando Elia chiede da mangiare a questa donna, avrebbe riportato la risposta no. Ma non per cattiveria, non te lo posso dare. Mi è rimasto poca farina, poco olio. Noi ce lo mangeremo campando qualche giorno in più, poi moriremo per fame. E ti arrangi, vai dall'altra parte, vedi se puoi sopravvivere, ma io devo dare a mangiare mio figlio. Ecco, lei poteva rispondere questo, però non le dice così questa donna, perché era donna di cuore e sapeva che Elia era un profeta di Dio. Il profeta insiste, dammi da mangiare, fai una focaccia per me, oltre che per te. Anche se finisci tutto, non ti preoccupare, perché Dio dice che finché non tornerà l'acqua con la pioggia, finché non tornerà il cibo, avrai sempre farina ed olio per mangiare. Parola di Dio. Ripeto, Elia era un profeta vero. Se fosse stato un profeta falso, questa profezia era carta straccia. Non valeva niente, e se quella vedova avesse creduto a questa profezia sarebbe rimasta ingannata. Ma siccome lì era un profeta vero, quando disse quella cosa, la disse non perché lui se l'era inventata per farsi dare da mangiare, la disse perché Dio, attraverso lo Spirito Santo, dentro di lui gli aveva detto quella cosa, detta a lui per poi dirla alla vedova. Il profeta, dicendo che non lui, ma Dio diceva così, annuncia la parola di Dio a questa donna. Noi siamo continuamente inseminati da questa parola. Ogni volta che sentiamo la parola nella messa, parola di Dio, parola del Signore, di continuo. Ma guardate che quando la parola di Dio è annunciata, ci impegna a una risposta, o sì o no. La risposta poi, più che sì e no, è credo o non credo. Per questo dopo, nella messa domenica, dopo l'annuncio della parola spiegata dal sacerdote, che cosa ci sta subito dopo? Il credo, perché significa che se uno lo dice di cuore, se uno dice così a vanvera o perché la rotta gira in quel modo, non dice assolutamente niente. Ma se uno dice Dio mi ha detto questa cosa, credo che questa è vera e mi ci gioco la vita su questa parola,
è diversa questa cosa che non sentire una parola e poi tutto rimane tale e quale. Attenzione, qui facciamo questi incontri, mica perché tutto rimanga tale e quale. Qui devono avvenire guarigioni, devono avvenire conversioni, devono avvenire rivelazioni, perché il popolo di Dio ne ha bisogno e perché Dio le vuole queste cose, le vuole fare. Allora, la vedova di Sarepta poteva ragionare umanamente, dice, ma se io ti do a te questo che tu mi chiedi, e io che mangio? Ma io ho mio figlio è più importante di te, tu sei un estraneo. Non ha ragionato così, ha detto, se Dio vuole così, obbedisco, credo. Credere significa che lei si è giocata la vita, beh, la vita, moriva di fame lo stesso, però forse è un po' che giorno di più. Lei comunque si è giocata la vita su quella parola. Ha creduto e non so quando faceva la pagnotta per il profeta Elia, se umanamente parlando non gli costava. E questo potevo mangiare io, c'ho una fame che non ci vedo e mi tocca darla al profeta di Dio. Ma come ci è passato quest'oggi qua? Noi facciamo così quando succedono delle cose che ci mettono in difficoltà. Gli è costato, umanamente parlando, fare quella pagnotta di pane per il profeta Elia. L'ha fatto. Lei ha fatto una carità estrema perché ha dato l'ultimo che lei aveva. Gli ultimi beni li ha dati. Vi è capitato mai nella vita di avere una decisione economica così difficile che vi è rimasto qualche soldo, qualche bigliettuccio, qualche spicciolo in tasca e vi capita un'occasione dove avete dovuto dare anche quelli? Vi assicuro per esperienza personale che dare gli ultimi soldi, anche se sono pochi, è più duro che darne tanti quando uno ce l'ha, perché sono gli ultimi. Quando sono finiti quelli, finito. Perché i soldi sono sempre una sicurezza, anche se sono pochini, però ce l'hai, c'è la sicurezza. Quando non ce l'hai più, che succede? Finita la farina e il pane, che succede? Non c'è più da mangiare. Quello che ha detto il profeta alla donna era come se avesse detto buttati dall'aereo senza paracadute. Umanamente parlando, morte certa. Dio non permetterà questo. Allora, la fede significa obbedire alla parola di Dio, la quale ti chiede di fare delle cose che umanamente sono pazze, sono comprensibili. Quanto è vero quando San Paolo dice, in Lettera ai Corinti, mi pare, che la sapienza divina è follia per la sapienza umana. L'uomo naturale non comprende l'uomo spirituale e lo giudica male, per pazzo. Se dire, se questa vedova avesse avuto un vicino di casa che la vedeva preparare la pagnotta con l'ultima farina e darla al profeta Elia, e dite, ma questa si è impazzita, si è scemita, è andata fuori di testa, l'arteriosclerosi, l'ictus, non so, l'Alzheimer, qualcosa che ha acchiappato, se no non poteva fare così. Perché è inspiegabile umanamente questo tipo di comportamento? Allora, quanto è vera questa cosa? Vedete, quindi, la fede comincia la fede vera, quando si va controcorrente riguardo alla realtà umana, naturale. Quando uno per obbedire a Dio fa il contrario di quello che la logica umana direbbe di fare. Ci siamo su questo?
Che cosa avvenne? Quindi lei dette fondo al recipiente con la farina, al recipiente con l'olio, finito. Il giorno dopo, oggi che si mangia, apre il recipiente con la farina, la farina c'era allo stesso livello del giorno prima, l'olio allo stesso livello del giorno prima. Stupore, meraviglia, ma allora è vero. Facendo il pane per quel giorno però, dovette un'altra volta raschiare il fondo, rimanere con il recipiente di farina vuoto e il recipiente dell'olio altrettanto vuoto. Quindi per domani nessuna sicurezza umana. Il giorno dopo andava a scoprire i recipienti, c'era la farina, c'era l'olio. Questo per mesi, fino a quando tornò la pioggia e finì la siccità e la carestia di conseguenza. Per fede, scusate, per mesi questa donna ogni giorno ha messo a rischio la sua vita. Ogni giorno. E ogni giorno ha sperimentato che Dio è fedele alla sua parola, alla sua promessa. Questo è grande. Ancora. Se questa donna avesse detto al profeta, quando il profeta le diceva, guarda che Dio provvederà per il futuro dandogli da mangiare, se avesse detto, quanto sarebbe bello se fosse vero quello che dici tu, però la verità è questa, che qui la farina è questa e l'olio è questo, questa, ecco, la verità è questa, quindi io non ti do da mangiare, vai via. Se avesse di fronte alla parola annunciata detto di no, quindi sarebbe restata con la logica umana, andato a mangiare al figlio all'estremo, togliendosi dalla bocca fino a quando poteva, perché il figlio potesse mangiare, poi alla fine però veramente tutto finiva. La conseguenza di questa scelta umana, di questa mancanza di fede, sarebbe stata la morte per fame. E tante altre persone morirono. Morirono di fame. Qualche volta che sperimentiamo la fame sappiamo quanto è brutta. Penso che sia una cosa tremenda morire di fame. Invece, lei ha creduto e si è salvata. Guardate, in parallelo a tante nostre situazioni, quante volte diciamo che Dio guarisce. Se uno non ci vuole credere che Dio guarisce, cioè non è possibile, magari fosse possibile, però Dio non guarisce. Anche se va avanti con le cure, se spende tutti i suoi averi, se va in cerca della medicina alternativa, della medicina speciale che viene dall'America, si trova soltanto alla farmacia vaticana, tanto che cosa, muore lo stesso di fronte ai mali incurabili. Di fronte a un male incurabile, la cui sentenza già è definitiva, perché ancora rimanere incarnati, radicati nella nostra realtà umana e basta? Dice la Bibbia, parlando Dio attraverso i salmi e i profeti, chiamati a sollevare lo sguardo, nessuno sa alzare gli occhi al cielo. Popolo di Dio, chiamati ad alzare lo sguardo a Dio, nessuno sa farlo. Siamo tutti con la testa in basso nella nostra realtà umana. Questa è la cosa che impedisce a Dio di fare i miracoli. Perché lo spazio per il miracolo, cioè per l'intervento soprannaturale di Dio nella nostra vita, lo crea la fede.
Se io non voglio credere che Dio mi aiuti con un intervento soprannaturale e mi chiudo nella logica umana, io mi scelgo le conseguenze di quello che credo. Se poi muoio per fame, era logico, avveniva così e così è avvenuto. Ma se io dico, ma Dio mi ha promesso questo, allora forse è veramente buono nei miei confronti, mi vuole bene, mi pensa. Mi aiuta, credo al suo amore per me. Questo apre in me la porta al fatto che Dio possa venire in me. Apre lo spazio all'intervento soprannaturale di Dio nella mia vita. Guardate, queste cose qui ce le giochiamo tutti i giorni senza accorgercene. Fra poco pregheremo, potremo dire lode a te Signore, alleluia, alleluia, con la fede o senza, oppure con tanta speranza, magari fosse possibile che, ma e poi non è possibile, è ripiombare nella nostra realtà umana. Se faremo così, la nostra preghiera non sale al cielo, fa un pochino su e poi subito rimbalza, ricasca a terra. E non è gradita a Dio. Gradita a Dio. Perché che cos'è che grida a Dio? Che i suoi figli, che siamo noi, crediamo a Lui, al suo amore. Ma capite questo? Umanamente parlando, ecco, non so, tra marito e moglie, non parliamo tra fidanzati. Quando uno ama l'altro che si farebbe ammazzare per quella persona e l'altro anche se ma in fondo rimane col fatto che non crede all'amore dell'altro. Quando la persona che ama l'altro tocca con mano la sua incredulità è una ferita dolorosissima. Scoprire che l'altro non ti ama. Gesù, che sapeva questa cosa, non si faceva ingannare. Quando Pietro proclamò il suo amore, ma io, anche se tutti ti tradissero, non ti tradirò mai, ti amo. Anche se dovessi dare la mia vita per te, darei la mia vita, mi farei ammazzare, io ti amo, Signore. Tu, Pietro, darei la vita per me. Stanotte stessa, prima che il gallo canterà 3 volte, mi avevi già tradito 3 volte. Questo sapeva Gesù Cristo perché leggeva come era fatto. Quindi non si fece ingannare sul presunto grande amore di Pietro, non rimase deluso quando Pietro lo tradì. Quel tradimento era già compreso nel cammino che Pietro doveva fare per diventare vero figlio di Dio e adatto ad essere capo della Chiesa. Quando noi invece non ce ne accorgiamo, ecco per esempio quanto è bello, perché abbiamo avuto un caso di un signore che ha avuto un incidente mortale e si è salvato veramente per l'intervento di Dio. È stato in coma tanto tempo, ecco, la moglie appiccicata a quel letto giorno e notte, non ha lasciato mai. Quest'uomo quando si è ripreso, quando ha visto quello che ha fatto la moglie per lui, ha detto a queste orecchie, io non sapevo che mia moglie mi amasse così tanto. Ha riscoperto la moglie in una maniera meravigliosa. Adesso è attaccatissima a lei. Ha scoperto quanto la moglie lo amava. Non lo sapeva prima. C'è voluto un incidente mortale per fare capire a quest'uomo quanto la moglie lo amasse. C'è voluta la croce per farci capire quanto Dio ci amasse e ancora non lo capiamo. Allora, la fede apre lo spazio a Dio
perché possa fare il miracolo nella nostra vita. Il miracolo, quello che ci serve, quello giusto. E la fede ci mette nella giusta dimensione con Dio, perché siamo in un rapporto nel quale crediamo che ci ama. E allora la comunicazione tra Dio e noi è aperta, sta realizzandosi. Allora la vedova di Sarepta sperimentò in quella e in altre occasioni la potenza di Dio al lavoro nella sua vita, che l'ha salvata dalla morte, lei e il figlio, ha salvato il figlio, in altre occasioni qualche cosa di meraviglioso, quello che ha fatto Dio a questa donna attraverso il profeta Elia. Allora vedete, come si può dire questa cosa? La potenza della carità. Fare del bene è la cosa che Dio vuole, è la cosa che Dio chiede. Il bene che Dio ha chiesto a questa donna di fare al profeta era un bene non del superfluo. Vediamo, questa donna ci avesse avuto 30 sacchi di farina nel suo magazzino, 100 litri d'olio da parte, faceva una bella cosa, aspettare il profeta a casa, a pranzo, eccetera, eccetera, faceva carità condividendo i suoi beni con quest'uomo, ottimo, altri nemmeno così la fanno, anche se c'erano tanti di beni. Dio ha chiesto a questa donna una carità estrema, gli ha chiesto di condividere con il suo profeta quello che le era rimasto per vivere. Non il superfluo, il necessario, lo stretto necessario. Capite qual è la misura della carità? Attenzione. La carità, intesa come condivisione di beni materiali, non solo i soldi, qui la vedova non ha condiviso i soldi, ha condiviso i beni, il grano, dico la farina e l'olio. Poi c'è la carità morale, spirituale, ricordate le famose sette opere di misericordia corporale, sette opere di misericordia spirituale, è tutta carità, in diverse forme, ma è sempre carità. Bene, la carità chiesta da Dio alla vedova di Sarepta è la carità dell'essenziale per vivere, per la sopravvivenza. Qualcuno di noi qui presente, prete, sposati, ragazzi, pensionati, anziani, è esente dal fare la carità? Sì o no? Allora, un signore disse, è lontano da Dio, si era convertito. Lui aveva un parente che stava in un cammino di fede, dove addirittura faceva la decima dei beni che gli entrava, li dava ai poveri attraverso il parroco, attraverso la chiesa. E allora lui dice, è certo, quello c'è la ditta, gli va bene, fa la carità. Io lavoro, non ci sono sempre in mezzo ai debiti. Quando faccio i soldi, anch'io comincerò a fare la carità. Ecco. Non l'ha fatta mai, si è morto. Non ha fatto mai carità, perché per lui i suoi soldi erano sempre pochi per fare la carità, secondo il suo modo di vedere. Non ha fatto mai la carità perché lui aspettava di diventare benestante per fare la carità. Cioè, nella sua idea, la carità è dare il superfluo a chi non ce l'ha. E questa è la regola di Dio? No. Andiamo nel caso della seconda vedova, questa è più conosciuta, quindi inutile che leggo il brano del Vangelo.
C'era il tesoro del tempio dove passava la gente, mettevano le offerte, i ricchi ci mettevano molti soldi. Arriva questa vedova, ecco in questo caso sarebbe questa qui, voi di là non vedete niente, vabbè, non immaginate, e sta mettendo nella pochetta due spiccioli, due monetine, ma ce ne mettiamo 2 euro, no? Ecco, una cosa così. Quelli erano gli ultimi 2 euro che erano rimasti nel borsellino. Gesù, che lo sapeva, perché come Dio sapeva tutto, sapeva che gli altri avevano messo tante monete, visto che lui aveva messo le ultime. Ecco, torniamo al discorso di quell'altra vedova. A livello umano, il vicino di casa di questa vedova, vedendo la sua vicina, che lui sapeva squattrinata, mettere i suoi 2 ultimi euro per fare la carità nel tesoro del tempio, e diceva, ma questa ha stato pure bambita, perché non gli è rimasto niente. Bisognerebbe fare la carità a lei, non che lei fa la carità agli altri. Perché non ti è tenuto questi soldi per comprarsi un panino e fare la cena, o per comprarsi una medicina? Gli ha dati in carità. È proprio partita di testa. Oppure l'hanno rimbambito i preti, qualcosa è successo perché sennò non avrebbe fatto mai la carità. Questo gesto è sbagliato. Umanamente parlando, questa è la saggezza, la logica di tantissime persone. Non c'ho i soldi, non faccio la carità. Sapeste il precipitio delle offerte che è venuto in questi anni alla nostra associazione Maresia Cutta Ollus perché c'è la crisi? Tanti hanno smesso di fare la carità dicendo, beh, non ho i soldi per me stesso, non la faccio più. Prima i miei, poi gli altri, prima i tuoi, gli altri se poi, c'è il proverbio. Così, tanti hanno fatto questo ragionamento. Peggio, adesso con gli scandali in Vaticano, scenderanno ancora le offerte, perché noi diamo i soldi e quelli se li mangiano per se stessi, invece di dargli a chi c'ha bisogno. Nel Vangelo di oggi Gesù Cristo dice alle persone che fanno così questa frase: essi riceveranno una condanna più severa. Chi è un rappresentante di Dio e approfitta dei soldi ottenuti in carità per se stesso, riceverà una condanna più severa di un politico che ha rubato, di un mafioso che ha rubato con il racket della droga o col pizzo o con l'estorsione di qualsiasi genere. Condanna più severa. Però questo non giustifica chi fa la carità a non farla perché quelli poi non la fanno arrivare ai poveri. Perché la carità non si fa perché il Papa l'ha detto, la carità si fa perché Gesù Cristo l'ha detto. Si rende conto al Signore, non al Vaticano. Chiaro? Al Signore, tutti rendiamo conto a Lui. Allora, torniamo a questa vedova, umanamente parlando, ha fatto una pazzia. Una cosa che tutti avrebbero giudicato male, frutto di una mente malata, perché non si fa così quando uno è povero che non c'è i soldi. Gesù Cristo non ha chiamato stupida, pazza, malata di mente questa donna, non solo, l'ha lodata davanti a tutti. E ha detto che quello che ha fatto lei davanti a Dio valeva più di tutto quello che hanno fatto le altre persone prima di lei. Perché gli altri, anche avendo messo nel tesoro del tempio più soldi, in proporzione hanno dato di meno di lei. Gli altri hanno dato il superfluo. Il superfluo significa quello che se tu ce l'hai o non ce l'hai è la stessa cosa. I vizi te li togli tutti, è la parte che proprio non ti serve. Lei invece mi ha dato il necessario per vivere, tutto. Allora, l'amore presente nel dare il superfluo è molto minore
dell'amore presente dato con gli ultimi soldi che uno ha. L'atto di carità fatto da questa donna è più potente, più grande, più pregno di amore di quello che è fatto dalle persone che danno di più, ma sono persone che danno il superfluo. Questo è facile da capire per tutti noi, noi sappiamo che è così. Però dopo non facciamo di conseguenza. Se c'è un uomo che ha dato 1 milione di euro per un'opera sociale importante, per un attacco in un ospedale, per un'accoglienza, che cosa? 1 milione di euro, 1 milione, una cifra grande, benefattore. E invece se viene la vedova che dà 2 euro, ma chi se ne accorge? Nessuno. Dio, che legge nei cuori, vede come funzionano le cose nella realtà. La realtà è che la donna è santa, fino al martirio, ha dato tutto. L'altro, vabbè, ha fatto la carità, però proprio di bassa lega, ha dato il superfluo. Non si è toccato nulla di proprio, non si è tolto il pane dalla bocca per far del bene a qualcuno che stava peggio di lui, ha dato solo il superfluo. Chiaro? E ora ditemi, davanti a Dio vale più la carità che non fa male o quella che fa male? Noi che carità facciamo? Quella che ci fa male o quella che non ci fa male? Ha voglia a camminare qua. Questo è così. È come il discorso dell'amore. Se amate quelli che vi fanno del bene, che merito ne avete, fanno la stessa cosa le persone che non conoscono Dio. Un musulmano ha i suoi amici musulmani, ma a un cattolico non gli fa niente di carità. L'amore vero si vede quando uno ama il nemico. E allora voi fate come fa il Padre del Cielo, il quale il sole lo manda sui suoi nemici e sui suoi amici. E la pioggia altrettanto, non fa differenza di persone. Ama tutti allo stesso modo. L'amore vero è quello che non ama solo le persone che ti vogliono bene, ma anche quelle che ti vogliono male. E finché noi non impariamo ad amare quelli che ci vogliono male, non siamo cristiani. Non facciamo nulla di speciale. Non facciamo il volere di Dio. Non siamo dentro il Vangelo. Il Vangelo è l'amore al nemico. Gesù Cristo sulla croce, che amici ci aveva? I chiodi, la corona di spine, la lancia del soldato? Chi amici aveva? Quelli che sotto la croce dicevano, ridendo con di gioia satanica, ecco che stai a morire in croce come un pezzente, dicevi di essere figlio di Dio, e invece Dio ti ha abbandonato perché sei peccatore come tutti. Hai salvato gli altri, invece te stesso non ti puoi salvare. E ridevano soddisfatti di questa cosa, che era come loro, un falso, un disgraziato, un peccatore. Questo è amato Gesù Cristo. Siccome Gesù Cristo ha amato i suoi nemici, allora il Padre lo esaltò, lo risuscitò, gli ha dato il nome più alto che esista. Cristo Gesù è il Signore, perché ha amato i suoi nemici. Non perché ha amato la Madonna, era facile amare Maria, era santa, amore perfetto. Amare la Maddalena senza... era un po' più difficile. Amare quei delinquenti e ipocriti dei farisei era molto più difficile. Gesù Cristo l'ha fatto però. E allora è diventato gradito al Padre. Perché Dio è fatto così. Dio è amore e ama tutti, anche se nemici.
Allora, perché sono grandi queste persone, le anime vittime? Perché hanno amato Dio soffrendo, laddove c'era un prezzo da pagare. Allora, è più grande l'amore che non fa male o l'amore che fa male? Questo. Quando è che la vedova di Zarepta ha sperimentato il miracolo di Dio nella sua vita? Quando ha fatto una carità che gli faceva male, quando ha dato tutto quello che gli rimaneva per vivere. Allora ha smosso la potenza di Dio in suo aiuto. Allora è diventata gradita a Dio, perché ha dimostrato la sua estrema, totale fiducia nei suoi confronti, l'obbedienza alla sua parola totale. Questo apre il cielo perché la potenza di Dio scenda sulla persona che ne ha bisogno. Quanto è vera questa realtà? Questa è in realtà una verità piena di luce, luminosa, è così. È così. Noi quando educhiamo i ragazzi, i quali sono abituati a divertirsi, gli diciamo che la vita non è tutto divertimento, vero o no? Che bisogna tribolare pure. Il lavoro non è che tu vai lì in quattro cose e ti guadagni uno stipendio da favola. Te lo devi sudare. E se non te lo sudi, nessuno ti dà niente. E non ti danno manco se te lo sudi. È così la vita. Non può vivere in un mondo di fantasia, di favola, dove tutto è liscio e bello, dove non ci sono sofferenze. Ci sono degli ostacoli da superare. Quale persona non ha delle prove nella vita? Ne esiste una? L'avete conosciuto una persona che fa tutto quanto roseo, bello, liscio, preciso, senza problemi? Anche i ricchi hanno le loro disgrazie. Mi ricordo una foto bellissima del giornalino della Comunità Incontro di Don Pirino Gelmini. C'era la foto di Craxi, che entrava nella comunità con tutti e due gli occhi con le lacrime, sapete perché? Perché dentro c'era suo figlio Bobo Craxi, è stato tossico, ospitato nel comitato di Pirino Gelmini, poi è venuto fuori e poi è fatto il politico. Stava lì dentro. E chi ha fatto ridere l'Italia con, come si chiama, Fantozzi, come si chiama, Villaggio, c'aveva il figlio nella comunità a Rimini di Muccioli, di San Patrignano. Hanno sofferto queste persone. Tutti hanno dei problemi nella vita. Non esiste nessuno, manco i ricchi, più ricchi, dove tutto è liscio, bello, senza nessun problema. Questa è la realtà. Allora, il buttarsi nelle mani di Dio ti apre il suo intervento nella vita. Vuoi dire tante altre cose, ma io voglio fermarsi qui, perché questa sera, nella preghiera, ecco, ognuno di noi che sta qui, io, Marco, Farina, ciascuno, si porta qui la sua storia, le sue cose belle, le cose brutte, la sua prova, chi per un verso, chi per un altro. Tutti siamo ribelli che non accettiamo le cose che ci vanno di traverso, le cose difficili. Per me, per esempio, facendo il ministero di guarigione, è stata una croce tremenda dover accettare che Dio alcune persone non le ha volute guarire, non le ha volute guarire. Perché sul Vangelo c'è scritto che lui guariva tutti. E questi, Signore, perché non li guarisce? E poi tu vai a toccare che Dio alcune, le anime più belle se le prende, c'è poco da fare. I migliori muoiono sempre prima, vero o no? Gesù Cristo è morto a 33 anni, non è diventato vecchio prima di andare al cielo. Giovane, tagliato ma a meno della metà della sua vita, perché ha fatto già tutto a 33 anni. Tutto, tutto è compiuto. Quando hai compiuto tutto, che c'è da fare più sul mondo? Dio ti prende e ti porta con sé e fa così nell'interesse della persona, perché quello è il suo vero bene. Allora un incidente, una malattia, Dio ti prende e ti porta in cielo.
non ascolta nessuno, perché quello è il bene di quella persona. Se ascoltasse il bene di qualcuno, farebbe il male della persona per la quale si prega, e non lo fa. E allora queste sono le cose più belle. E bisogna imparare veramente che la vita non finisce qui, che qui è solo un passaggio. Siamo nel periodo in cui si prega per i morti. Basta di usare la parola morti. Stiamo usando delle parole sbagliate. Bisogna chiamarli trapassati, passati da questa vita a un'altra, non morti, perché morto significa non esiste più, finito. Invece tutti coloro che hanno lasciato questo mondo sono passati da questo a quell'altro, sono tutti vivi, saranno in un'altra dimensione, ma sono vivi e sono tutti qui in mezzo a noi. La vita non è tolta, ma è trasformata, così dice la liturgia, e questa è la verità. E quindi tante lacrime con le quali accusiamo Dio, mai tolto, noi piangiamo per noi stessi, non piangiamo perché per la persona che è morta, piangiamo per noi stessi che non abbiamo più la persona che ci piace a noi di aver vicino, non guardiamo l'interesse di quella persona. Basta di fare così, anche se il distacco è doloroso, ma se uno sta in paradiso, beato lui, bisogna prendere presto, casomai diciamogli, perché è il posto più bello che esista. E allora così, e la guarigione la chiediamo perché in questa vita dobbiamo essere in salute per fare le opere di Dio, e farle tutte, e farle bene. E allora preghiamo con determinazione. Noi bisogna che arriviamo al punto di poter creare a Dio lo spazio per fare le sue grazie in noi. Perché Dio sa il bisogno di ciascuno. Quando Gesù Cristo disse che ai tempi del profeta Elia c'erano tante vedove in Israele, ma a nessuna di esse fu mandato il profeta Elia se non a una vedova in Sarepta di Sidone. Perché Dio conosceva quella donna come era fatta di dentro e gli mandò il suo profeta, le altre no, e morirono per fame. Perché questo? Perché Dio sa bene quello che noi non sappiamo e agisce nel modo giusto con ogni persona. Mettiamoci in un rapporto con Lui, nel modo giusto, diventiamo credenti, diventiamo pieni di fede e facciamo speranza in Dio. Creiamogli lo spazio per poter intervenire. È allora che il soprannaturale scenda con pienezza nel naturale, nella nostra vita. Abbiamo fame e sete di vedere Dio all'opera, a sconfiggere il male in tutte le sue forme. Basta di telegiornali negativi. Diamo origine a telegiornali positivi, con elenchi di grazie una più bella dell'altra. Benissimo. Allora in piedi accogliamo l'Eucaristia.